Certo, Rosa ha portato un'ammiratrice per convincermi. Dopo tutti questi anni ancora non riesce ad assumersi le sue responsabilità. Oh, figlio di una... Beh, sembra che Tiny Dancer dicesse la verità. Immagino ti abbiano trovato, Bruce. Ah, non giudicarmi, nonno. Sto facendo del mio meglio. La macchina volante della bisnonna. Ancora una bellezza. Lo stesso non si può dire. Prendiamo il volo. Altri imbucati alla festa. Come ai vecchi tempi. Mi serve un casco. Il prozio Rob, l'eroe di guerra. Devo finire di indossare l'armatura. Ok, deve essere qui da qualche parte. Per fortuna non ho vicini, adesso sarebbero su tutte le furie. Darei 7 su 10. Che bello vederti, Giorgi. Vai in palestra? Hai rubato altre compagnie miliardarie? Soltanto... Ehi! Quella finestra ve la ripaghi, Tarto! È la tua nuova dimora. Mi aspettavo più specchi. Ho eliminato tutto quello che non mi dava gioia. Immagina a quale categoria appartieni tu. Consegnaci la ragazza, Stark. Se lo faccio, ve ne andrete dalla mia proprietà? Signor Stark. Sto scherzando, ragazza. Stai vicino al nostro amico verde. Alla ragazza serve il nostro aiuto. Beh, sai, a me sembra che stia benissimo. Gli umani sono malati. Devono essere curati. Crede davvero a queste stronzate? Come fa Tarleton a controllare quelle macchine? Non lo so, ha sviluppato dei poteri dopo l'incidente. Una volta l'ho visto controllare una specie di ragno robotico. Ma ora è passato a cose più letali. Bella mossa, ragazza! Kamala! Mi hai snobbato fin dal nostro primo incontro. Lascia che ti presenti una cosuccia che chiamo Tecnocinese. Bel nome! Sembra uno scioglilingua!
Abbiamo problemi aerei. Stai vicina, Hulk. Più vicina che puoi. No, so cavarmela. Guarda. Aspetta, non sei pronta? O forse sì. Sinceramente sono sorpreso di vedere il banner di nuovo insieme. Beh, Brucey e io stiamo vedendo una persona per i nostri problemi. Asina, allungabile, brava a indovinare le password. Hai sentito la testimonianza del dottor Banner, Stark? Gli Avengers erano pericolosi. Non sono stato io a ordinarvi di scioglierli. Tutto questo per me? Oh, non dovevi disturbarti. Non ti montare la testa. Non ho nemmeno mosso un dito. Quindi la ragazza ha ragione. Ora controlli mentalmente i robot. Ti stai schierando in una battaglia che non comprendi del tutto. Ho scelto da che parte stare 5 anni fa. Sei arrivato tu e mi hai costretto. Dammi la ragazza e tu e Banner potrete fare quello che volete. Scordatelo. Mi hai tolto le parole di bocca. Come ti senti? Mai stato meglio. I vostri sintetici sono inutili. Se avessi potuto occuparmi di Hulk e Khan, ora l'archivio sarebbe intero. Bada come parli. Non sei più tu a dettare le regole. È lui. Quando ero giovane, ho trovato un cucciolo di lupo nella foresta dietro alla nostra fattoria. Cosa? Mio padre disse che era pericoloso. Mi ordinò di abbandonarlo. Io invece lo nutrii. Decisi di dargli un nome. Lo guardai giocare con il mio amato cane Darwin. Stai solo sprecando il mio tempo. Credevo che se gli avessi dato delle regole e dei paletti, probabilmente avrei potuto incanalare il potere di quella bestia. Hai finito di farne ticare? Così pensavo. Qualche mese dopo, mentre cacciavo, il giovane lupo si rivoltò contro di me, ringhiando, con la bava alla bocca. Darwin guadagnò un po' di tempo per permettermi di chiamare aiuto. Lasciami! Mio padre sparò al lupo, ma ormai era troppo tardi. Darwin a quel punto era stato fatto a pezzi. George, ci servi. Mi dispiace, non so cosa mi sia preso. Vattene, per favore. Thank you.
Jarvis, non sei invecchiato di un giorno. Bentornato, signor Stark. Mi sei mancato, amico. Sei pronto a iniziare? Sono operativo. Cominciamo dalle brutte notizie. La chimera opera tramite alimentazione secondaria. Rilevati ingenti danni allo scafo. Motori offline, climatizzazione... Quindi è messa male. Devo vedere perché le turbine non si attivano. Meglio controllare i nuclei di avviamento nell'hangar. Jarvis, papà è tornato. Puoi rimuovere il blocco bambini dal laboratorio tecnico. Mi perdoni, signore. La cosa è fuori dalla mia portata, poiché il signor Bruce è impegnato con il ricablaggio. Non posso credere che l'abbiano trovato. Mi sei mancato. Tenuta insieme con sputo e fil di ferro. Per fortuna sono qui per sistemare tutto. Fury ci urlava sempre contro da quassù. Un po' mi manca. Signore, in caso se lo stia chiedendo, la sua vecchia stanza è ancora intatta. Questo posto è un casino. Come l'ha lasciato lei? Sai, quando vivevo nel ranch, ci ho messo anni per smettere di chiederti le cose ad alta voce. Jarvis, accendi la caffettiera. Jarvis, svuota il serbatoio delle acque nere. Jarvis, dove sono i miei calzini? Lieto di vedere che è sopravvissuto senza di me, signore. Ah, è bello essere tornato. Jarvis? Non è che potresti leggere queste annotazioni al posto mio? Oh, smettila, non c'è nessuna manutenzione programmata. Lo so che mi senti.
il caso che ti chieda cosa sta succedendo qui? Ehi, Tony, stavo solo prestando la mia... conoscenza tecnica a Bruce. Vedo che ho il mio bel da fare qui. Così non mi aiuti, Tony. Phil Sheldon in diretta da qualche parte nel Utah. Dov'è che siamo? Ah, la vecchia mensa. Dopo l'allerta pubblica d'emergenza emessa oggi dall'AIM, posso confermare che Iron e Neuter sono stati avvistati mentre resistevano all'arresto da parte delle autorità. Aspetta, questo funzionava prima. Ok, Jarvis, cronometrami. 1,04 secondi, signore. Sono un po' arrugginito, pare. Jarvis, domanda estemporanea. Dove teniamo le candele? I nuclei di avviamento sono nell'angolo in fondo al ponte inferiore, signore. Bingo! Ho vinto un premio, signore. Hai vinto il premio più grande di tutti. Il mio affetto. Molto emozionante. Basta deserto per il resto della mia vita. Voglio rimettere in sesto questa nave.
Oh sì, assolutamente adeguato alle norme di sicurezza. Credo di aver trovato il problema. Devo solo... Oh! Sono i nuclei di avviamento. Aspetta, i Mac più grossi dell'AIM non usano nuclei simili. Se riuscissimo a recuperarne uno, potrei rimettere in sesto la nave. Indubbiamente, signore. Ma qualcuno dovrebbe procurare quei nuclei di avviamento. Già, e la mia armatura è quello che è. Forse potrei mettere insieme qualcosa? Cercherò dei pezzi di armatura avanzati nell'inventario. Grazie, amico. Ehi, Tony, sto ancora lavorando alla porta. Ma potresti controllare Kamala? Credo abbia disattivato il comunicatore. Oh, ok. Certo. Sai, tutta questa storia... Probabilmente è difficile accettarla. D'accordo. Il primo piano dei vecchi alloggi equipaggio, giusto? Jarvis, puoi vedere se è lì? Signore, non ci sono sistemi di sorveglianza negli alloggi privati. Di chi è stata questa stupida idea? Sua, signore. Giusto. Beh, sembra che dovrò entrare nella stanza di un adolescente. Oh! Ehi! Scusa! Devi bussare! Io... ho provato a bussare. Sai, Jarvis, aiuto? Pare che i meccanismi di chiusura di alcune stanze della Chimera non siano attivi. Esatto. Sistemo io. Sì, per favore. Ci incontriamo sul ponte di comando tra 10 minuti. Perché non vieni? Lo so, io... sono ridicola. Sì, certo. Ma... No. Lo siamo tutti. Fa parte del lavoro. Sai il costume di Thor? Il mantello? Spallacci e dorati? È ridicolo. Mi piace questo... Oh, è un burkini. Me l'ha comprato mia madre. Le donne musulmane lo usano per lo sport. Magnifico. Ok, allora mi cambio. Ehi, aspetta. Vedi, si tratta di atteggiamento. Devi indossarlo credendoci. Fa vedere... Puoi fare meglio di così. Sì, ora ragioniamo. Ok, potrei darti una mano con dei miglioramenti. Ho già un paio di idee. Davvero? Sì. Oh, e se Bruce dice qualcosa, ricordagli che indossa dei pantaloncini elasticizzati. Bruce, la ragazza sta bene. È tosta. Mi piace. E ride alle mie battute. Sì, si fa amare. Ehi... ci vediamo al laboratorio tecnico. Ho quasi sistemato la porta. D'accordo, pantaloni elastici. Scusa, che hai detto? Niente. Ora vado. Stai ancora lavorando a questa porta, eh? Devo solo rimuovere l'intera centralina e riconnettere il... Ben fatto, amico. Non era così difficile. Casa, dolce casa.
No. Non sono ancora pronta a riprendere quel progetto. Se vogliamo muoverci, dovremmo trovare una fonte di energia alternativa. La chimera è stata costruita per il Terrigen, ma posso convertirla in modo che usi qualcosa di meno esplosivo. La mia vecchia officina avrà l'occorrente. Sto esaminando la regione in cerca di fonti, ma ci vorrà del tempo per individuare potenziali tracce di nuclei di avviamento. Beh, nel frattempo mi serve un'armatura. Dove posso trovare i pezzi per riparare la macchina costruttiva? Quando vuole, ho individuato un ottimo luogo e inviato le coordinate al tavolo strategico. Tavolo strategico, ok. Riparo la macchina costruttiva, creo una nuova armatura e poi rimetto in volo la chimera. D'accordo, prima fermata! Non potrò aiutare a riparare la chimera senza prima i miei potenziamenti. Jarvis, cos'hai per me? L'IM sta trasferendo una navetta sperimentale che potrebbe essere presa in prestito per riparare la macchina costruttiva.
Sfortunatamente è ben protetta. Ma le difese locali della Yemen sono studiate per un assalto aereo su larga scala. Se volassi da solo usando il canyon come copertura, dovrei riuscire a infiltrarmi e razziare la navetta. È rischioso, ma non vedo alternative al momento. Dobbiamo sbrigarci. Aggiorno l'interfaccia. Sembra che la IM sappia della nostra intrusione. Possiamo chiamarla visita a sorpresa? Intrusione la fa sembrare una cosa da cattivoni. Capisco, signore. E viaggio di acquisizione sia. Non so per quanto la nostra preda resterà lì. Ho capito, dobbiamo sbrigarci. Interessante notare quanti sistemi. Quanta potenza di fuoco ha la Yen laggiù? Parecchia, sembrerebbe. E quanta di queste è stata costruita con tecnologie rubate alla Stark Industries dopo l'Heyday? Impossibile determinarlo al momento. Presumibilmente, molta. Il karma mi odia. Le metaforiche lancette corrono, signore. Lo so, amico. Dobbiamo rimettere in volo la chimera prima che la IM la trovi, e mi serve una vera... L'armatura sta andando alla grande. Non trova generoso definirla armatura? Che ironia! Creiamo una IA spacciata, dicevo. Sarà divertente, dicevo. Dobbiamo sbrigarci. Aggiorno l'interfaccia. Sembra che la IM sappia della nostra intrusione. Possiamo chiamarla visita a sorpresa? Intrusione la fa sembrare una cosa da cattivoni. Capisco, signore. E viaggio di acquisizione sia. Non so per quanto la nostra preda resterà. Quanta potenza di fuoco ha la IM laggiù? Parecchia, sembrerebbe. E quanta di queste è stata costruita con tecnologie rubate alla Stark Industries dopo l'Heyday? Impossibile determinarlo al momento. Presumibilmente, molta. Il karma mi odia. È interessante notare quanti sistemi dell'IM assomiglino molto ai suoi L'armatura sta andando alla grande. Non trova generoso definirla armatura? Che ironia! Creiamo una IA spacciata, dicevo. Sarà divertente, dicevo. Quell'ascensore porta alla piattaforma in questione. D'accordo. Guarda qui. Chissà quale nazione sarà il prossimo bersaglio della IM. Quelle munizioni sembrano simili ai suoi progetti. Mi viene quasi voglia di farle saltare. Quell'ascensore porta alla piattaforma in questione. D'accordo. Guarda qui. Chissà quale nazione sarà il prossimo bersaglio della IM. Quelle munizioni sembrano simili ai suoi progetti. Mi viene quasi voglia di farle saltare. Muoversi.
L'ascensore porta alla piattaforma in questione. D'accordo. Guarda qui. Chissà quale nazione sarà il prossimo bersaglio dell'IM. Quelle munizioni sembrano simili ai suoi progetti. Mi viene quasi voglia di farle saltare. L'ascensore porta alla piattaforma in questione. D'accordo. Guarda qui. Chissà quale nazione sarà il prossimo bersaglio dell'IM. Quelle munizioni sembrano simili ai suoi progetti. Mi viene quasi voglia di farle saltare. Ascensore. Prendiamo quella navetta e andiamocene, prima che la IEM tiri fuori l'artiglieria pesante, letteralmente. Concordo, signore. Posso affermare con sicurezza che al dottor Tarleton piacerebbe danzare sulla sua tomba.
Grazie, Jarvis. Ora non riesco a togliermi dalla mente le immagini di George che fa il robot sopra la mia lapide. Mi scuso, signore. Se non mi sbaglio, la navetta dovrebbe essere poco più avanti. Beh, sembra molto accogliente. Trovo... Dove diavolo è la mia navetta? Scansione. La navetta si trova in una posizione più sicura più avanti. Non possiamo raggiungerla prima che decolli. Possiamo sovraccaricando l'armatura al 300% e prendendo la via diretta. Signore, potrebbe letteralmente esplodere. E quel canyon è molto insidioso. Certo, ma ho proprio voglia di una bella corsetta. Fallo, Gus, e metti bella musica. Wow! La sua armatura non resisterà a lungo. Questa armatura è tutto quello che mi è rimasto dopo che George ha raso al suolo Acri Dorati. Non me la farò portare via. I guanti fanno strani rumori. Non mi stupisce. Ha appena perso il circuito di attenuazione acustica. Continui così, signore. Jarvis, è la mia occasione per fare ammenda per Lady Day, aiutare la ragazza e, se devo dirla tutta, fregare il caro Georgie. Puoi scommetterci che continuo. Attenzione, l'artiglieria la sta puntando. Arrivano. D'accordo! La navetta ha degli scudi. Usa tutta l'energia rimasta nell'armatura per generare un EMP quando sono vicino. Qualcosa, Jarvis? Sì, signore. Ho esaminato la navetta. Contiene le parti necessarie a riparare la macchina costruttiva. Eccellente. Sentiamo gli altri e torniamo a casa. Beh. Bruce, Kamala, mi ricevete? Forte e chiaro. Bruce è nella sala ARM e simula. Non voglio saperlo. Hai avuto fortuna? Un successone! Presto avremo tutti i nuovi costumi. La macchina costruttiva sarà attiva in un attimo. Ottimo! Non vedo l'ora di fare dei nuovi leggings per Bruce.
Beh, è stato divertente. Devo dire che è bello essere tornato in sella. Sì, signore. Non ha perso un colpo. Ah, lieto che l'aggiornamento di adulazione funzioni. Ora diamo un'occhiata al bottino. Ah, abbiamo fatto centro, amico. Proprio quello che mi serve per riparare la macchina costruttiva. Lieto di sentirglielo dire. Specialmente ora che la sua attuale armatura è, come dire, caput. Ehi, ha funzionato, no? Mi sembrava che questa tecnologia fosse familiare. Sono tutti basati sui miei progetti. Alcuni sono quasi uguali. Stanno proprio sfruttando l'acquisizione delle tecnologie Stark. Speravo le lasciassero prendere la muffa. Abitanti dello Utah, stamattina avete avvertito... Bene, ora sì che ci siamo. Non sono splendido? Jarvis, fammi una foto. Ben fatto, signore. Finalmente mi sento quello di una volta. Oltre alla macchina costruttiva, sono riuscito ad alimentare altre aree, compreso il deposito dell'inventario. Rilevo del vecchio equipaggiamento nel suo cavò, signore. Devo incenerirlo? Cosa? No, quella non è spazzatura, Jarvis. Sono le mie cose. Vado a dare un'occhiata. Come desidera.
Visto? Non è spazzatura. Già. Sono certo che potrà usarlo per conservare molti altri tesori. Signore, i rappresentanti dello Shield sono saliti a bordo della Chimera. L'agente Morales è nel centro di comando. Potrebbe aiutarla a trovare le parti necessarie per la Chimera. Ottimo. Non vedo l'ora di incontrarla. Vuoi fare una buona azione? Ehi là! Mi dicono che è arrivato lo Shield. Sono l'agente Alisande Morales. Sarò il vostro punto di contatto con lo Shield. Se hai un po' di tempo, passa a trovarmi. Abbiamo parecchio da fare. Il piacere è mio, Morales. Mi servono alcune parti per rimettere in volo questa bestione. Forse, già che ci sono, potrò prendere due piccioni con una fave e aiutare lo Shield. Ci servirebbe il tuo aiuto. Che ne dici? Eccellente. Sì, ci hai dato un vantaggio contro l'IM. Signore, un nuovo rappresentante dello Shield si è unito a noi. È nell'area comune.